Ben ritrovati all'Appetito Vien Leggendo e diamo subito il benvenuto al nostro ospite di oggi, Matteo Severgnini. Grazie mille, grazie per l'invito. No, grazie a te per essere qui per parlare del tuo ultimo bel libro, il tuo ultimo bel giallo, come vediamo anche dalla copertina, La regola del rischio. Ci porti anche questa volta, no? Perché questo è un nuovo capitolo di una serie che hai creato, ci porti sul Lago d'Orta, proprio sì. In mezzo al Lago d'Orta, con un personaggio veramente forte. Cosa ci puoi dire? Allora, il personaggio è un investigatore privato che è stato cacciato dal corpo di polizia, un ex ispettore di polizia che è stato cacciato dalla polizia perché ha commesso una cosa che non avrebbe dovuto commettere e naturalmente non ti dirò e non vi dirò che cosa ha commesso. E si è rifugiato sull'isola di San Giulio. Lui cercava la solitudine e il silenzio. E quale luogo migliore di un'isola? E quale luogo migliore dell'isola di San Giulio, che è anche chiamata l'isola del silenzio? Eh sì, perché c'è sopra proprio un monastero, tra l'altro. Esattamente, nella realtà c'è un monastero di suore benedettine e vive una famiglia stanziale. Tutti gli altri abitanti dell'isola sono abitanti, diciamo, estivi primaverili. Nella mia finzione vive Tobia con la sua fidanzata Clara, che va e viene da Milano perché è una professionista che lavora a Milano. Tobia è un personaggio, diciamo, che vive con un senso di colpa, no? Gigantesco. Una pesantezza grande sulle sue spalle, nonostante questo cerca di aiutare sempre chi gli chiede una mano. E anche una sua particolarità, no? Un problema fisico. Sì, lui ha un grosso senso di colpa e viene da un bagaglio esperienziale molto pesante. La sua adolescenza, la sua infanzia sono state molto difficili perché lui fin da piccolo è stato affetto dalla sindrome di Tourette. Ora, la sindrome di Tourette è una sindrome neurologica che colpisce e si manifesta meglio attraverso dei sintomi quali abbai, nel caso di Tobia, e gesti inconsulti del corpo incontrollabili. Ora, Tobia nel 2021, 2022, 2023 ha circa 50 anni. Quando era negli anni 70 bambino, lui era già affetto di questa sindrome, e tutto il mondo degli adulti che va dalla sua famiglia alla sfera scolastica, le sue maestre, non avevano capito che fosse affetto da questa sindrome, quindi interpretavano questi suoi gesti come dei capricci e naturalmente è stato non capito e ha sofferto il fatto di essere stato incompreso. Questa sofferenza l'ha portata ad affrontare l'adolescenza, ma anche la maturità. È stato, insomma, bullizzato, ecco. E tutto questo chiaramente poi si ripercuote sulla sua personalità. Si riverbera sulla sua personalità, sul suo modo di vivere. Lui è entrato nel corpo della polizia, è diventato, appunto, come dicevo prima, ispettore e ora investigatore privato perché è alla ricerca della verità, perché la sua verità è stata mal interpretata e quindi lui lavora, cerca la verità per donare soddisfazione, ma soprattutto sollievo ai suoi clienti. E in questo caso si trova ad avere a che fare con una vicenda, anche qui non svegliamo nulla ovviamente, che però ci porta a conoscere una realtà che chi vive su un altro lago, in questo caso il Lago Maggiore, no? Perché dal Lago d'Orta ci spostiamo sul Lago Maggiore, conosce molto bene, che è la realtà dei lavoratori frontalieri, perché una delle persone, insomma, quella che rimane proprio ingarbugliata nel caso, è una frontaliera. Sì, Giulia è una frontaliera che tutte le mattine si reca in Canton Ticino a lavorare all'interno di un grotto. Una vita molto difficile, faticosa, ben remunerata, ma rimane comunque faticosa, soprattutto alla luce del fatto che il marito ha perso il lavoro e è alla ricerca. Una mattina si trova in un luogo quotidiano suo, che frequenta quotidianamente. Però in questo luogo accade qualcosa che non avrebbe dovuto accadere, insomma si trova nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, e questa è la scintilla che fa iniziare la narrazione e di conseguenza anche l'indagine dell'investigatore Tobia. Ecco, però appunto affronti questo tema, no, dei frontalieri, che è un...
È una condizione molto particolare, certo. No? Frontalieri che affrontano un viaggio molto pesante per andare a lavorare, ma che non sono neanche molto ben voluti spesso. No, assolutamente, c'è un capitolo dedicato, c'è proprio un dialogo tra Clara, la fidanzata di Tobia, e il marito di Giulia, in cui il marito di Giulia, Sebastiano, le racconta come c'è la difficoltà nel trovare lavoro, ma non solo nel trovare lavoro, ma anche nel momento in cui trova il lavoro, l'ostilità sottile, non sempre appariscente, dei ticinesi nei confronti degli italiani. Ecco, un po' un film che si ripete, no? Un po' un film che si ripete. Tra l'altro ho fatto all'interno della regola del rischio c'è un capitolo dedicato a una lezione universitaria alla SUPSI a Lugano, in cui c'è una professoressa che racconta parte della storia dell'immigrazione italiana nel Ticino, e possiamo capire come ognuno di noi è sempre straniero in terra altrui, che sia il Ticino, che sia l'America, o che siano gli immigrati africani in Europa. C'è solo una condizione per cui uno non si sente straniero in terra altrui, ahimè, solo se hai i soldi. Ora, se hai i soldi tanti, non sei più straniero da nessuna parte. Sei accettato. Ecco, ci fermiamo un secondo perché guardiamo il book trailer della regola del rischio e poi torniamo con Matteo Severini. Marco Tobia è tornato. Un'accusa infamante. Una donna ha bisogno di aiuto e la verità è un rischio. Il nuovo romanzo di Matteo Severgnini. Era il book trailer della regola del rischio, l'ultimo libro di Matteo Severgnini. Abbiamo parlato poco fa di frontalierato, abbiamo parlato di bullismo che il tuo protagonista ha subito, insomma tanti temi, no? Anche in una storia che può essere gialla o noir, no? Sempre più in Italia sta prendendo piede la tendenza a inserire temi sociali. Ma in realtà da sempre, fin dagli anni 90, dagli anni 90 che si parla del giallo come moda letteraria, in realtà dagli anni 90 al 2023 sono passati un sacco di diversi decenni. Il genere giallo, che si distingue secondo me ancora dal noir, anche se la commistione dei generi è sempre più maggiore, insomma, il genere giallo, dicevo, permette di raccontare altro, no? Permette di raccontare la società, ma soprattutto la microsocietà, la famiglia, che è un covo terribile di scontri e di attriti, ma anche la macro società, se penso ai romanzi di De Cataldo, Carlotto, Lucarelli, eccetera. E permette di raccontare anche temi sociali, come per esempio il frontalierato, o nel mio precedente La donna della luna parlavo dei contrabbandieri a Macugnaga. Insomma, il giallo è semplicemente, certo, c'è il giochino dell'indagine, della detection, di scoprire chi ha commesso qualcosa, ma al di là di questo c'è anche la possibilità di raccontare proprio un territorio, delle micro macro società. Ecco, tu ti ritieni più un autore noir? Giallo. Giallo, assolutamente giallo. Giallo, giallo, la differenza tra giallo e noir, potremmo dedicare puntate su questa differenza. Sinteticamente, la differenza tra il giallo e il noir è che il giallo ha un finale consolatorio. Il noir assolutamente non deve avere un finale consolatorio. Se da piccoli si giocava a guardie e ladri e facevi la ladra, sei per il noir. Se eri un'investigatrice, sei per il giallo. Volevo far trionfare la giustizia e il bene. E, quindi ne ha citato qualcuno prima, tra gli autori quali sono i tuoi riferimenti? I miei riferimenti sono certamente alcuni scrittori di polizieschi come lo statunitense McBain o anche Michael Connelly, e su tutti Georges Simenon. Per quanto riguarda gli autori di genere. Poi, rimanendo sempre in America, a me piace molto, sono molto affezionato a Raymond Carver, il minimalista, che ha scritto soltanto racconti e poesie, perché lì dentro, da una piccola cosa insignificante, si può raccontare
un mondo, anche in questo caso. Poi, per quanto riguarda gli italiani, Lucarelli o quelli che ho citato, Carlotto e altri ancora. Tu scrivi ormai da tanti anni, sì. Hai un affezionato pubblico di lettori. Mi auguro, ecco, che cosa anzi, mi auguro che con queste interviste aumentino. Assolutamente. E che cos'è per te la scrittura? È mettere le cose a posto. E soprattutto poi se scrivi di giallo devono per forza andare a posto. Nelle nostre vite, credo, noi vorremmo che le cose potessero andare in una determinata maniera. A volte vanno, ma la maggior parte non vanno a posto come noi vorremmo. Nello scrivere un racconto, una storia, che sia un romanzo, sia un film, un qualsiasi altra forma di narrazione, io cerco di appunto mettere le cose a posto e dare un inizio, uno sviluppo e una fine, anche se, come si dice, ma è vero che quando si scrive un romanzo a un certo punto sono i personaggi che decidono loro cosa farti scrivere. Quindi, riassumendo, scrivo gialli per cercare di mettere le cose a posto, cosa che nella vita è difficile fare. E poi appunto tu dici i personaggi ti parlano, no? A un certo punto ti raccontano loro la loro storia, ma tu parti già con tutto prefissato, quindi o ti lasci anche un po' guidare? Allora, io i miei personaggi seriali li conosco, ma non li conosco del tutto ed è un piacere conoscerli durante le loro avventure. Per quanto riguarda la storia, io mi scrivo una scaletta che è rigida ma allo stesso tempo elastica, perché nel momento in cui trasferisco la scaletta, il plot in prosa, a volte mi accorgo che forse sarebbe meglio far fare una determinata azione a questo personaggio, oppure, come si diceva appunto, è un personaggio che mi dice no, guarda, io questa roba qua non posso farla, io non sono così, tu magari sei così, ma io non sono così, fammi fare altro. E questa è un po' la magia, no, della scrittura. Certo. A breve uscirà il tuo prossimo libro? Esce il mio prossimo libro fra qualche settimana, a metà aprile, e ci saranno sempre i personaggi seriali. E in cima a tutto ciò ci sarà l'investigatore privato Marco Tobia. E ci saremo anche noi dell'Appetito Via Leggendo. Bene, bene. Grazie mille, Matteo. Grazie a te, grazie a voi. Marco Tobia è tornato. Un'accusa infamante. Una donna ha bisogno di aiuto. E la verità è un rischio.